Beh, non abbiamo molte altre scelte, quindi direi di andare al crossroad, perché c'è Oya, ma non c'è Mishima questa volta, stranamente. Vabbè, iniziamo ad aumentare Oya. Iniziamo, dai. Visto che è già lì. Mishima, quando hai la possibilità... Vabbè, in realtà potrei uscire anche con le gemelline. Oya non me ne frega un cazzo. Detto palese palese. Piuttosto che andare con quell'ubriacone, Justin, stavolta è la vostra serata. Bene, è tempo di nominare il posto. Il posto. Justin, a te l'onore. Ascolta attentamente. Il luogo che desidero valutare per la tua abitazione è un luogo visitato dai giovani e dove si ha l'opportunità di osservare le fantasie umane. Abbiamo sentito che ospita un'ampia scelta di fantasie consultabili al di fuori di un palazzo. Assurdo. Già, queste fantasie sono la concretizzazione delle cognizioni altrui. Saranno di certo uno stimolo. Un luogo simile ti suona familiare? Allora, se sai dov'è, accompagnaci immediatamente lì. Potrebbe essere il cinema. Dunque? Ti riferisci al cinema? Cosa? Il Fisima? Cos'è? Un posto dove sono tutti fuori di senno? Confermeremo personalmente le formazioni. Fai strada. Che tra l'altro, anche qua c'è un cinema. Potremmo andare qua invece che a Shibuya, però va bene anche così, dai. È stato piuttosto divertente, prigioniero. Non sottovaluteremo più l'immaginazione umana. Dici di esserti divertita, ma le tue urla hanno dato tutt'altra impressione ai presenti. Non mi sorprende che ci scambino tutte per delle bambine delle elementari. Sta zitta, è stato solo perché quell'affare mi è saltato in faccia. E poi anche tu eri terrorizzata, Justine. È stato decisamente traumatico. Gli occhi e il naso sembravano allungarsi verso di me. Ed è cominciato tutto quando ho indossato quei maledetti occhiali neri. Cos'erano esattamente quelli che abbiamo indossato? No dai, diciamogli la verità, dai. Oh, quindi gli occhiali nascondono una specie di trucco. Ma i tuoi occhiali sono normali, vero? Non ti sei distratto mentre guardavi il film, vero? Ma poi, perché gli umani si inventano delle menzogne così grosse ed elaborate? Immaginarle non è abbastanza soddisfacente. Persino sognare sembra un passatempo migliore. Perché gli umani arrivano a spendere del denaro per assistere a eventi fittizi? Per divertimento! Che idea ingenua! Gli umani sono dei sempliciotti! Forse gli umani si immergono in mondi immaginari come mezzo per sfuggire alla realtà. Per sfuggire, dici? Anche questo sembra piuttosto umano. Non è che per caso che stai pianificando anche tu una fuga, prigioniero? Opponiti quanto vuoi, resterai sempre il nostro prigioniero. Per te è inutile anche solo pensare a un'impresa tanto folle. Oppure quella linea di pensiero è un altro modo per evadere dalla realtà. Che patetica illusione! Scommetto che stavi pensando di spazzare via la porta della cella, vero? Non pensarci nemmeno, Caroline. Se tentasse un'evasione così flagrante, sia noi che il nostro padrone lo noteremmo subito. Oh, e allora come faresti tu, Justin? Userei un cucchiaio per scavare un buco nel muro e poi lo coprirei con un bel poster. Modi molto classici di fuga. Far saltare la porta della cella mi sembra più d'impatto. Hanno sfruttato quel piano in una delle anteprime, è vero? Impugnavano un bel bazooka. Già, gli evasi catturati vengono giustiziati sul posto. Per i prigionieri in fuga le opzioni sono libertà o morte. Suspense e trepidazione sono ingredienti fondamentali per ogni buona fuga. Non hai imparato nulla dal film, Caroline. O forse avevi semplicemente spento il cervello. Si stava divertendo. Zitta, il prigioniero risolverà la questione per noi. Ehi, dici come cercheresti di evadere. Faresti saltare la porta o useresti un cucchiaio? Non vado da nessuna parte. Mi piace stare con voi. Non è la risposta che cerchiamo al momento. E non ha nemmeno importanza, non puoi sfuggirci, non mi importa quanto sembri valido il tuo piano. Già, è proprio vero, non andrà via. Non c'è niente di male nel fantasticare un po' ogni tanto. Esatto, oggi abbiamo appreso molto sul potere dell'immaginazione umana, origine di molti palazzi. Sei libero di fantasticare, prigioniero, ma controllati, il tuo obiettivo è concentrarti sulla riabilitazione. Detto questo, ecco la tua ricompensa. Un paio di carte un po' inutili, però apprezzabili. Credo che per oggi sia tutto. È ora di tornare. Già, andiamo via. Ho scortato le gemelle alla stanza di velluto. E anche questa sera andò bene. Certo, avrei potuto passare la serata con l'ubriacona, ma non mi sarei divertito.
Non dovresti riferire agli altri bersagli del memento? Ragazzi, tutti al ritrovo, forza! Futaba si riprenderà, speriamo che si risvegli prima della scadenza. Vediamo le richieste. Perfetto, giustizia per i gatti, chi è l'aggressore e non siamo i tuoi schiavi. Più stalker informatica. Perfetto, direi che è l'ora di andare nel memento. Vediamo, quanti bersagli abbiamo? 4, allora si va? Andiamo ragazzi. Forza, si va. Oh, finalmente nel memento. Uno per fare missioni, due per fare punti esperienza e soldi, e tre per fare le cazzo di fusioni. Avverto di nuovo un po' di agitazione proveniente dal basso. Oh, è vero, è già successo. Se ben ricordo il navigatore del Sì, c'è qualcosa. Oh, un nuovo piano. Effettivamente non ci siamo andati dopo che abbiamo sconfitto Kaneshiro, vero? O forse sì. No, che cacchio dico? Questo è quello di Futaba, forse. Non lo so. Non mi ricordo. Troppo tempo. Una nuova area è stata rivelata nelle profondità. Aggiornamento e informazioni sull'orientamento. Quanto potrà espandersi ancora questo posto? Ehi, Mona, non puoi trasformarti in una specie di radar ad alta potenzialità o roba del genere? Almeno così sapremo quanto è profondo questo posto. È impossibile. Andare in giro alla cieca sarebbe pericoloso. Non abbiamo le informazioni necessarie. Anche continuare a gironzolare non servirà molto. Sì, ma... La strada continua. Vedrete che alla fine raggiungeremo le profondità. Almeno credo. Ancora con questa storia. Poverino Morgana. Chissà cosa potrebbe essere accaduto. Dovremmo indagare, Joker. Ovvero andare fino in fondo. Abbiamo una richiesta nell'area vecchia e tutte le altre tre nell'area nuova. Ok, andiamo prima alla fermata numero 5. Sento che il bersaglio è in una zona più interna. Ok, buttiamoci a fondo. Ok, andiamo a trovare il bersaglio. Oh, ciao, Yose. E il bersaglio non è qui. Ok, vorrà dire che sarà probabilmente ancora più in basso. Yose guarda il cristallo dell'ira. Ehi, signore, è un cristallo quello? Fammelo vedere. Se faccio così e quello lo metto lì. Perfetto. Ecco fatto, ora dovrebbe tornarti utile. Ecco, signore. Se ne trovi ancora, fammelo sapere, ok? Comprendere le cognizioni distorte mi aiuta anche a comprendere meglio gli umani. Anello dell'ira. Perfetto. Lo sapevo che era l'ultimo piano. Lo sapevo, cavolo. Però almeno abbiamo trovato Yose. Eccola lì, l'ombra di Mogami. Quel sorrisetto è abbastanza inquietante. Il suo blog è pieno di pensieri assurdi. Deve essere preda di qualche fantasia romantica deviata. Non dovremmo fare qualcosa prima che finisca per fare del male a qualcuno? Certo, facciamolo. Deve essere una yandere questa. Che state facendo, ladri fantasma? Capisco prendersela con Kamoshida, ma perché con me? Ehi, non ti biasimo per esserti innamorata, ma quando è troppo, è troppo. Tu sei quella stronza che ha provato a rubarmi... Ikegusi-kun? Chi è che è chiamato stronza? E poi Ikesugi? Non mi interessa. Non sai perdere, guardati. Giri con questi sfigati e quell'animale strano. Cosa hai detto? Io sono un orsetto. Animale strano, parla di me. Che rabbia addosso. Veniamola ragazzi. La luce è un po' tutta gialla e verde. Ah, non intralcerete l'amore che sboccia. Tu a cosa sei debole? Ok, non abbiamo provato. Ah, secondo me non è debole a niente, dai. La butto lì. Oh, che culo, congelato. E allora, visto che sei congelato, Assau Tobi. Bravo Yusuke che l'ha congelata invece, altro che io. 35.000 yen. E sono salito di livello. Finalmente 300? Col cazzo. Va bene, piano piano ci arriviamo al 300, dai. Il mio amore,
La mia passione, non posso credere che fossero sbagliati. Cos'è il vero amore? Un giorno lo capirai. Un giorno? E quando arriverà? Che devo fare con i sentimenti che provo? Diglielo di persona, non scrivere cose strane sul tuo blog, anche se serve del coraggio. Mi spaventa, ma lo farò. Ti prego, aspettami, Ikesugi-kun. Ma... ehi, vedi di non fare nulla di strano. Oh, poverina. Era innamorata lei. Eccolo, è il tesoro. Palla peli appiccicosa. Cos'è, una pallina sputata da Morgana? Allora, Yusuke, scusami un attimo, ma ti devo cambiare con Morgana, ma giusto perché sei troppo veloce. E ora è il momento di aprire un'altra porta nel memento. Si è aperta. Non vi sentite apprezzati da tutto quel mondo quando questi affari si aprono? All'inizio sì, ma poi ricordo che ci sono altri muri come questo più avanti. D'accordo, entriamo. Andiamo a trovare gli altri bersagli. Ok, nella prima area niente bersaglio. Oh, è cambiato di nuovo tutto quanto. Allora questo è quello di Kaneshiro. Questo è quello di Kaneshiro, non eravamo ancora scesi allora. Non mi ero mai accorta di quanto fosse inquietante la metropolitana. Da dentro il treno non si capisce. È vero, forse è come l'oscurità in tutti i cuori umani. Sembra sempre presente, mai percepita. Da qui inizia una nuova area, facciamo attenzione. Avverti il nostro bersaglio in quest'area. Setacciamo questo piano. Scherzavo, il bersaglio è qui. Tu sei verde? Perfetto. Crepa allora. E anche Ryuji è salito di livello e la porta rossa si è attivata. E allora sai che ti dico? Visto che è il primo piano, torniamo sopra. Visto che in questo momento sono un po' a corto di grana per le fusioni, vorrei occupare queste fusioni aumentando di livello le mie persona. Però in realtà dovrei farlo dopo. Allora, vediamo a che punto eravamo rimasti l'altra volta. L'altra volta abbiamo fatto Fafnir. Quindi io continuerei a fare Fafnir e potenziarlo. Facciamo così allora. Allora, Fafnir ad ora ha Automataru. Quindi ora ci serve Automaraku e Automazuku. Ok, iniziamo da Automaraku. Ci serve Arianna Picaro come l'altra volta e la dobbiamo trasmutare in Automaraku. Speriamo che vada bene la prima, ti prego. Yes, per fortuna. Poi fondiamo assieme due persone a caso che non ci servono. Va bene che prendi quello che vuoi, tanto mi servi solo per sacrificarti, Anubis. E ora vi mostrerò come si potenzia una persona in modo perfetto. Usando la forca, noi oltre che fare da livello a una persona, gli aumentiamo le statistiche. E ovviamente sono a caso quali statistiche aumentano. Ma quando sacrifichi una persona puoi anche insegnargli un'abilità magica volendo. Il punto è che a noi per ora non ci serve quello. Quello che stiamo per fare è sacrificare una persona per darla a un'altra. Quindi volendo, in questo momento voglio potenziare Tsukiyomi, che è quello più debole. E usando Anubis aumentiamo quelle statistiche in giallo, quindi forza, magia e agilità. Ok, vanno bene per adesso, quindi ci sto, procediamo. Come vedete, adesso noi sacrificheremo Anubis, che era giallo, e ci aumenterà le statistiche proprio sicuro al 100%, perché è giallo. Quindi a me va benissimo. Ops, Anubis è morto. Però Tsukiyomi si è potenziato, e quello è l'importante. Vediamo, avrà aumentato quelle statistiche che c'era scritto? No, le ha aumentate di poco tutte quante. Bravo Tsukiyomi. Non è importante che adesso sia fallita, perché a noi quello che serviva era fare la carta e fare una fusione a caso. Quindi ora, continuando da dove ci siamo fermati, andiamo a cercare il bersaglio. E ora che l'abbiamo trovato, vediamo chi sarà dei tre. Secondo me è il capo stronzo. Visto da qua non ne sarei sicuro, forse può essere anche quello dei gatti, ma non ci giurerei. È l'ombra di Tsuboi, non ci si può sbagliare. Sembra leggermente irritato, è quello dei gatti. Ho sentito che ha maltrattato degli animali solo per sfogare la sua rabbia. Non gliela farò passare liscia dopo una cosa del genere. Ragazzi, non andateci piano, è uno stronzo.
Gatti? Che c'entrano i gatti? Saranno anche morti quando li ho usati per sfogarmi, ma al rifugio sarebbero morti lo stesso. Infatti scommetto che quei gatti sono lieti di esserci utili. Non sei, sei un essere disgustoso. Non perdonerò mai uno come te. Perché non te la prendi con quella gente irresponsabile che porta i cuccioli al canile, eh? Beh, fa niente, siete supereroi, vero? Allora sbrigatevi a fare a pezzi questa società corrotta. Ruberemo i tuoi desideri distorti, ma prima patirai il dolore che hai causato a quei poveri animali. Eh? Aspetta, sei una specie di gatto mostro. Oh, bello questo. Andiamoci dentro, Joker, ti mostrerò l'ira dei gatti. La cosa bella è che in questo gioco ci sono due missioni sui gatti, uno scomparso e uno stronzo che li ammazza. Dite quello che vi pare, ma questo mondo si divide di forti e deboli. I primi comandano e gli altri ubbidiscono. Esseri umani e gatti sono un chiaro esempio. Ora, chi è più forte, io o i ladri fantasma? Vuoi vedere come ti meno? Porca troia, ti devasto il cuore, letteralmente. Kaguya, ammazzalo! Ho puntato sulle frecce splendenti perché già sapevo che era debole alla luce. La conosco, quella persona. 37.000 yen e Yusuke sale di livello. Cosa prendi? Mabufula. Ecco a te, Yusuke. Ai, che male! Così mi ucciderete! Devi soffrire. Quei gatti sono morti a causa tua. Ancora non l'hai capito? Mi dispiace. Cosa dovrei fare? Ricordati le cose terribili che hai fatto a quei gatti. Non ti senti male a pensarci? Ho fatto cose orribili. Sono persino peggio di un animale. Sono un'inutile feccia. Non ti dirò di rinunciare alla tua vita, ma passerai il resto della tua esistenza con i sensi di colpa. E non in prigione, purtroppo. E vai, eccolo qui, il tesoro. Una scimitarra insanguinata. Peccato, Morgana. Già ce l'hai, una roba utile. Perfetto, al prossimo bersaglio allora. È andata bene, adesso che si fa? Esploriamo ancora? Quanti bersagli ci sono ancora? Due? Vogliamo andare? Proseguiamo. Sì, proseguiamo ancora un altro po'. E intanto cerchiamo di attivare anche la porta rossa. Nell'ultimo piano c'erano solo 8 aree, chissà se questa è altrettanto grande. Siamo solo alla terza area, penso che la gita di piacere durerà ancora parecchio. Come fai a chiamarla così? Dagli tregua, Yusuke voleva solo fare un commento fico. Oh, ciao Yose. Ancora qui, eh? E ora con nuova mercanzia, sicuro. Però niente bersaglio. Fiala della paura e fiala delle vertigini. Insomma, niente di utile, Yose, eh? Avverte il nostro bersaglio in quest'area. Se tacciamo questo piano. Nell'area 5. Ecco il prossimo bersaglio. Chi sarà? È rimasto il capo. E qual era l'altro? Non mi ricordo. È il tizio violento, è vero. Sarà il tizio violento questo. Guardate, quell'ombra è dell'ombra di Naguri. Ha uno sguardo folle. Si dice che attacchi senza criterio. Immagino che abbia davvero perso il senno. Se non riusciamo a risvegliargli il cuore, non mi sentirò più sicura a camminare in pubblico. Dobbiamo farcela. Ovvero, andiamo a menarlo. Ehi, voi siete ladri fantasma? Siete venuti a vedermi? Wow, immagino di essere famoso. Oh cavolo, che tipo irritante. Beh, posso aiutarvi? Non sarete venuti a combattermi, vero? Non può essere. Smetti di fare l'idiota, criminale strapazzo. Sto solo facendo un favore al pianeta. Abbiamo un problema di sovrappopolazione. È troppi vecchi. Consideratelo un mio personale senso della giustizia. A ogni modo, non riguarda voi teppistelli. Chi sarà? Oh, Kinky, ciao. Abbattiamolo, Joker. Sto stronzo maledetto. Oh, è troppo tardi, non potete sfuggire alla distruzione. Vi pentirete di aver attaccato briga con me, vi ridurrò in poltiglia. Certo, certo. Ma io come mai sono costantemente concentrato? Forse per volere della spada? Sai che non mi... C'è una cosa che non mi ricordo mai. Se volere della spada si attiva sempre subito o devo essere prima concentrato o caricato? In ogni caso, a me non cambia nulla. Stai per soffrire, Kinky. È il momento di morire. Quasi 4066. Non male, Kinky. Vediamo se il vento gli fa qualcosa.
Hai voglia che gli fa qualcosa. Il fulmine? Hai voglia anche quello. Ma siamo tutti concentrati, ragazzi. Scusate un attimo. Comunque, cosa posso usare? Fuoco medio. Abbattilo, Han. Dai, mancava poco. Ci penso io. Bel colpo. 36.000 yen. Dai che oggi recuperiamo un bel po' di soldi. Cosa? Cosa ho fatto? Ho fatto del male alle persone solo perché volevo sfogare le mie frustrazioni. Scusa, non basta. Hai attaccato e ferito un sacco di gente, lo sai? Io cosa posso fare? E lo chiedi a me? Costituisciti e confessa ogni cosa. Costituirmi? Immagino che non ci sia altra soluzione. Ho fatto davvero cose orribili. Merito di essere punito. Già. Bye bye. Carica. È stata una fortuna fermarlo prima che scappasse il morto. Dovremmo essere grati. Già, e non solo per quello. E ora è il momento di proseguire. Beh, a posto. E adesso vuoi continuare a esplorare? Quanti bersagli ci sono ancora in quest'area? Uno? D'accordo, qual è la prossima mossa? Proseguire. Il bersaglio è vicino. Pare che sia in un'area poco più avanti. La prossima allora, magari. Tu sei verde? Perfetto. Per fortuna, una prima fermata, dai. Oh. Ah, una sala d'attesa. Qui potremmo trovare il ristoro. Ok, facciamo una pausa. Sì, facciamo una pausa, ragazzi. Va bene, scendiamo di sotto. Avverti il nostro bersaglio in quest'area. Se tacciamo questo piano. Ok, Morgana. Vediamo, lui si trova qui sulla nostra sinistra. Va bene. E il nemico invece è verde. Devo iniziare ad uccidere molti nemici se voglio ritornare al 99999. Non penso di riuscirla a farlo in questa sezione di memento, però volendo. Volendoci credere. Tu sei verde? Perfetto, 5.000 yen. E Tsukiyomi è salito di livello, finalmente. Amplifica maledizione al posto di risucchio vitale. Oh, finalmente. Tsukiyomi in questo momento è al 95% perfetto. Gli dobbiamo solo togliere assorbi maledizione e mettere qualcos'altro volendo. E poi sotto il punto di vista degli slot è perfetto. Rimarrà solo da potenziare tutte quante le statistiche con ovvia calma. Però Tsukiyomi, bravo. Chi è il prossimo invece che dobbiamo fargli apprendere qualcosa? Direi nessuno. Puoi rimanere su allora. Ed ecco qua il nostro nemico. E allora, quale migliore occasione se non per provare Tsukiyomi e la sua nuova potenza? Questo è il capo, finalmente. Eccolo qua. Quella è l'ombra di Kishi, vero? Dio, sembra un tipo testardo. Ha abusato della sua posizione di lavoro, giusto? Ha tormentato chiunque gli stesse sotto. Sono quelli come lui che a dare vita a degli ambienti di lavoro terribili. Oh. Andiamo a parlargli. Certo, andiamo a menarlo. Ah, ma voi siete ladri fantasma. Avete la faccia di chi sta per lamentarsi di qualcosa. Rubare denaro ai propri dipendenti è una delle cose peggiori che i superiori possano fare. È così che gestisco le cose. È efficiente. Io do gli ordini e i miei schiavetti li eseguono. È un lavoro semplice. Fin tanto che i numeri salgono, quell'idiota del presidente non ha nulla da ridire. Se i miei servetti hanno dei problemi, ottenessero una promozione. Ma visto che io sono io a valutarli... Come ha fatto uno come te a farsi promuovere? Se fosse il presidente, saresti in mezzo alla strada. Ah, fate silenzio, mocciosi. I vostri ragionamenti non funzionano nel mondo reale. Se non riuscite a capirlo, mi toccherà impartirvi una lezione per, come vostro padrone. E chi sei, mio padre? Oh, guarda un po'. Un cavallo scheletrico con un buco proprio lì. Già. Le cose a forma di cavallo in questo gioco mi inquietano. Continuamente. Negli affari le circostanze determinano i risultati, e i risultati sono tutto ciò per chi comanda, cioè io. Il vostro arrivo qui è stato determinato dalle circostanze, ma i risultati saranno a mio favore. Non ci giurerei. Sei debole alla luce, eh? Non potevi darmi notizia migliore, visto che sono pieno di energia. E per quanto volessi provare Tsukiyomi, beh... Vai, Kaguya, uccidilo! Piu, 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 piu.
Bel colpo, Kaguya. Bel colpo. 38.000 yen. Dai, vorrei arrivare almeno a 3 milioni di yen facendo un po' di farming. So che è un po' tanto, però... Sai com'è? Ho speso un bel po'. Da quando è iniziata la serie abbiamo speso un bel po'. Oh, il mio vecchio capo mi maltrattava. Pensavo fosse giusto farlo a mia volta. È un circolo vizioso, scemo. Hai ragione. Il circolo vizioso sarebbe dovuto terminare con me. Cosa ho fatto ai miei preziosi dipendenti? Si sono assunti le responsabilità dei miei errori. Li ho spediti lontano. Ho rovinato le loro vite. È tutta colpa mia. Solo mia. Come intendi assumerti le tue responsabilità per tutto questo? Leggerò dei libri di economia. Farò tutto ciò che è in mio potere per diventare un capo ideale. Vorrei che riflettessi attentamente sul tipo di capo per cui ti piacerebbe lavorare. Scoprilo. Sto qua è il suo redimersi sarà leggere dei libri? La guida di un parco divertimento. Anche se hai abusato dei tuoi dipendenti, immagino che ai figli interessi davvero. Sì, certo, nel senso... Ok, grande premio, la guida dei parchi divertimento. Non ci sono altri bersagli in quest'area. Qual è la nostra prossima mossa, Joker? Proseguire. Arriviamo fino in fondo. Ok, pronto a entrare in azione. E io pronto a guidare fino alla fine. Ma cosa? Nella prossima area sembra esserci qualcosa di diverso rispetto alle precedenti. Forse significa che siamo vicini all'obiettivo. Quale obiettivo? La fine, intendi? E poi c'è Yuse, a caso. Yose, non Yuse. Tu sei verde? Perfetto. Posso continuare a fare così, allora. Oh, finalmente siamo alle profondità. Ma quella... Di nuovo quel muro. Vediamo se si apre. No, Morgana. Mi dispiace, ma no. Sembra proprio che non si aprirà. Non si apre? Già, significa che il popolo non ci accetta ancora abbastanza. È successo così con, anche con gli altri. Un muro che non si apre se non ci accettano. Un po' come nel mondo dello spettacolo. Ora che la metti così, la trovo un po' deprimente. Quindi è questo che stava succedendo. Cacchio. Già, questo vuol dire che siamo arrivati alla fine per ora. Abbiamo sbloccato la porta rossa, sai che non mi ricordo più? Sì, a quanto pare sì. Avevamo fatto Automaraku. Questo vuol dire che ci manca Automazuku, se non sbaglio, che ce l'ha Jatayu. Ah, tu, ho capito. Perfetto, vieni con me. Trasmuta persona Automazuku, perfetto. Minchia, abbiamo 72 carte bianche. E penso che ne avevamo 99 prima. Vabbè, tanto le carte bianche più avanti, ma proprio si farmano con una facilità disarmante. E una volta che avremo completato queste cose, non ci serviranno neanche più. Fondiamo queste due persone che abbiamo trovato a caso. Tra l'altro mi manca Melma Nera, pensa quanto è indietro. Comunque, fondiamo queste due persone prese a caso. Le facciamo apprendere cose a caso. Perfetto. Ma sì, fai quello che vuoi, tanto tra due secondi ti sacrifico. Ti consacro. Già che ci siamo, ritiriamo anche Fafnir, così gli insegniamo le ultime cose. Ed infine, potenziamo sulla forca. Io aumenterei proprio Fafnir, visto che deve essere la nostra prima persona con cui iniziamo e deve essere quella che poi, una volta che abbiamo iniziato, ci faccia partire subito. Quindi, Fafnir, tu sarai il primo che arriverà al 99 di tutto. Procediamo, che tanto, essendo quella persona gialla, fallirà automaticamente. Yeah. Oh no, Sayori, perché? Guarda che bello però che è. Guarda Fafnir com'è. Oh cielo, pare che il potenziale del sacrificio abbia assunto una forma inaspettata. Ovvero, aumentare le statistiche. Quindi, Igor, a me va benissimo. E probabilmente ha anche appreso qualcosa? No, incredibile, ma vero. Oh, e con questo è arrivato il momento da me tanto atteso. Neanche troppo, purtroppo. Ovvero, andare a farmare soldi. Mentre farmavo soldi e oggetti, alla fine sono riuscito a portare a livello 80 Koiryu e creare Rangda, la seconda e ultima persona che ci serve per la persona psichica definitiva. Dopo non so quanti tentativi falliti per spostare potenze psicocinesi su Barong, alla fine ce l'abbiamo fatta. Ed infine, fondendo Rangda e Barong,
Abbiamo ottenuto la nostra persona psichica definitiva. Shiva con volere della spada. Come avete potuto vedere da poco fa, sono riuscito a creare Shiva alla fine. E beh, è un bel signorino, questo. L'unica cosa da cambiargli è spinta psichica, perché fa danno a un solo nemico. Io voglio l'altro attacco, che è quello che fa danno a tutti i nemici. Attacco che dovrebbe prendere all'88. Perfetto. E con questo abbiamo ottenuto tutte le persone di tutti i tipi che ci servono. L'unico che è rimasto ancora da finire è Odino, che deve passare da nucleare a fuoco. Ma questo si fa con la forca. E siccome ho avuto delle difficoltà ad avere ancora stanze rosse, direi che per adesso Odino lo lasciamo un attimo fermo. Quindi vi faccio il sunto. Abbiamo di fisico Yoshitsune, Athena e Izanagi. Vale per uno perché non li uso tutti e tre assieme. Sparo Satanael, fuoco elettrico Odino, ghiaccio vento Satana, nucleare tecnico Raul, luce Kaguya, maledetto Tsukiyoni, divino Izanagi no Okami, supporto Alat, Fafnir e un'altra che ancora devo fare che poi vedrete, e infine healer Maria. Perfetto. Però sai, ieri sera ho pensato ancora una volta a un'altra persona da fare. Sono malato, ragazzi, dovete aiutarmi a fermarmi. Però questa volta almeno è facile, servono solo due persone e ho già completato la cosa. Serve solo Alice, che già vi ho mostrato a inizio serie, e il Pale Rider, che abbiamo già visto. Ok, direi che la squadra è cresciuta non poco, anzi è cresciuta molto bene con veramente molti tipi diversi di persona nella nostra squadra. E ancora ne dovrò creare, credetemi. Però sono soddisfatto. È cresciuta la squadra, ma sono diminuiti i miei soldi. Ma per un po' adesso siamo fermi. Quindi, ragazzi, alla fine non ci ho riguadagnato di un cazzo di yen. Però forse vendendo le robe qualcosa riesco a racimolare. Finito questo, ragazzi, usciamo da Memento. Stiamo tornando indietro, al momento 215 fiori. Torniamo. Ritorna al mondo reale dai Memento, grazie per il lavoro svolto. Grazie a te. Parapapapara. Madonna mia, quanta roba che riusciamo a fare. E con questo, anche questi Memento sono fatti, perfetto. Vediamo cosa dice la gente. Un altro scandalo, non ce ne sono stati tantissimi di recente. Cosa sta facendo Mad Jed? Difficile capire se stiano facendo qualcosa o meno. I ladri fantasma sono spariti da un po'. Sarà la fine del paese allo scadere del tempo? Beh, se la vedete così negativa, forse lo diventerà, no? Dovete essere positivi. Kaitaka. Ciao, Sojiro. Sbaglio, ci sono state un sacco di fughe di informazioni di recente. Non c'entra Mad Jed, vero? No, il loro modus operandi è molto più teatrale. Hai ragione, non c'è stata alcuna rivendicazione. Eppure, è comunque fastidioso. In rete si stanno scatenando contro di noi, la gente ci tratta come se fosse colpa nostra. Potrebbero pure denunciarci se non risolviamo la cosa. Qualcuno ha pensato a un piano per risolvere la situazione? Mi serve più tempo. Sì, anch'io, voglio fare tutto il possibile. Metti caso che Futaba non dovessi svegliarsi. Dobbiamo trovare un modo. E non basta semplicemente affidarci a Futaba. Alla fin fine potrebbe essere l'unica possibilità. Lo so, Ryuji. E abbiamo ancora 16 giorni. Sojiro, cosa posso fare in 16 giorni? Potremmo andare al mare. Chiamiamo Kawakami e ci facciamo massaggiare. Dovrebbe andare. Ah, mi sento molto più leggero. Pare che abbia funzionato. Beh, vado a casa. Ciao Kawakami, grazie di tutto. Sai cos'è? Fa male vederla perché l'abbiamo rifiutata eppure lei non si tira indietro dal venire ad aiutarci. Però sai cosa? Meno male che non l'abbiamo pagata Kawakami. C'è sia Oya che Mishima. Ma che fine ha fatto Chihaya? No, sai cosa? Stavo pensando di andare al biliardo. Però a questo punto loro sono disponibili. Vediamoci con loro. Andiamo da Mishima però. Mishima, amico caro che non sei per niente l'ultima ruota del carro. I ladri fantasma sono praticamente inarrestabili, vi adorano tutti. Come me del resto. Oh, ti sei occupato di quella richiesta, grazie. Oh, già, devi prepararti per la prossima missione, vero? In realtà, io ho fatto lo stesso. Ti starei chiedendo come, vero? Te lo dico, se hai tempo per me. Sento che il mio legame si rafforzerà, ma scusami un attimo. Io ho due persone con rango luna.
Perché non me ne segna che... Ah, forse perché ne ho due, forse per quello. Non penso. Perché ho sia Tsukiyomi che Kaguya, che tra l'altro sono entrambe persone DLC gratuite, però va bene uguale. Che sia quello il motivo per cui non le rivela, ma non penso. Beh, anche l'altra volta era già successo, quindi non mi preoccupo. Passiamo del tempo. Vuoi proprio saperlo, eh? Penso che ti piacerà. Comunque andiamo al dinner, dai, non stiamo qui imbambolati. Oh, Mishima, quanto te la stai tirando per questa storia. Quella, e quella pistola? Mishima, dove hai tirato fuori quel ferro? Beh, in realtà lo sai già, il fansite è in fermento grazie a voi. Questo libro parla delle ultime tecniche di sicurezza, mentre questa è una replica. Mi è costata parecchio. È per me? Beh, non esattamente, non ti ho detto quanto è costata. Pare che ne abbiano sospeso la produzione perché la gente continuava a scambiarle per una vera. Me l'ha consigliata un patito di armi del fandom. Ti sei fatto infinocchiare? Ho pensato che mi avrebbe fatto comodo, visto che sono l'unico admin del fansite. Voglio dire, siete diventati popolarissimi, e sul forum piovono sempre più informazioni. Alcune di esse abbastanza spaventose, quindi ho pensato di prendere qualche precauzione. Mishima, non fare sciocchezze, però in realtà dobbiamo continuare a fargli pat pat sulla testa che lui è bravo, così, bravo Mishima. Già, è vero, vi supporto da dietro le quinte, ma ho comunque bisogno di proteggermi. E poi sono uno che quando si mette una cosa in testa difficilmente cambia idea. Purtroppo è vero. Ma come ti stavo dicendo, abbiamo avuto un afflusso di enorme di post ultimamente. Uno in particolare sembrava promettere, è più grosso di qualsiasi cosa che abbia mai visto, abbia fatto. Ma se vogliamo davvero rendere famosi i ladri fantasma, dobbiamo cacciare i pesci più grossi. Lascia fare a me, raccoglierò tutte le informazioni che ci servono, anche a costo di finire nei guai. Mishima, non fare cazzate, per favore. Va bene tutto, eh? Ma stai buono, per favore, non fare minchiate, d'accordo? In ogni caso, noti qualcosa di diverso in me? Di che tipo? La gente continua a dirmi che vi sembro cambiato di recente. Immagino di non essere bravo a dissimulare la mia nuova autostima, eh? Finalmente il mio valore verrà... Bene, 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 se non è il buon Mishima. Akiyama-kun... Da quanto non ci si vede, nullità? Siamo stati seduti laggiù fino ad ora e non ci siamo accorti di te. Sei tale e quale alle scuole medie, Mishima. Una volta nullità, per nulla è sempre nullità. Già. non è cambiato numero, vero? No, è sempre lo stesso. Allora perché non sei venuto quando si è organizzato di uscire? Tutti i nostri vecchi compagni c'erano. Oh, aspetta, nessuno si ricordava che esisti. Non si può invitare una persona che non si ricorda, giusto? Giusto. Forza ragazzi, andiamo. Io. Non è come sembra, ok? Hai presente che in ogni classe c'è qualcuno che diventa l'oggetto di tutti gli scherzi? Quello ero io. Oh, Mishima, poverino. Ma ora sono cambiato, posso aiutarvi. Non sarò mai più quel tizio noioso di prima. Scusami. A ogni modo, si è fatto tardi, dovremmo tornare a casa. Già. Mishima, ci vediamo. Mishima ha la classica storia del ragazzino un po' sfortunato nella classe, però... Oh, Star. Giusto per fartelo sapere, comincerò a dare il massimo. Non solo gestendo il fansite, ma portando alla fama il nome dei ladri fantasma. Farò tutto ciò che posso per permettervi di rilassarvi. Grazie. Va bene, fai quello che puoi. Grazie, Star. È una fortuna avere un amico come te. Tu impegnati a risvegliare il cuore dei cattivi. Certo, è il mio lavoro. Ok, meglio che vada. Non ci sentire... Ma ci sentiremo di nuovo, giusto? Come vuoi. Va bene, Mishima, tutto quello che vuoi. Qualcuno mi scrive questa sera? No, meno male. Posso dormire tranquillamente per una sera. Makoto, sei tu? No, è Yusuke, incredibile. Ti ricordi, Wakanabe? Quel gentiluomo che si è offerto di assistermi quando siamo stati alla residenza di Madarame. Mi ha contattato di nuovo, pare che voglia avere degli altri dettagli. Però ammetto che non mi va di farlo da solo. Hai già degli impegni, Phoenix, mi accompagneresti? Sto mangiando. Presto aprirò il locale, dopo aver finito lave i piatti. Oh,
Sto guardando insieme alla mia ragazza l'anime animation di Persona 5 e hanno fatto suo giro troppo giovane, quando qua si vede che è un po' più vecchio di età ed è quel vecchio simpatico che ti fa sciogliere il cuore quando lo conosci proprio. Oh, Sojiro, ti voglio bene. Possiamo rispondere dopo aver lavato i piatti. Ricorda di ringraziare il capo per la colazione, ok? Madonna, tutte le volte, guarda. Nell'animation l'hanno fatto con delineamenti troppo giovanili. E comunque non mi ha scritto nessuno a parte Yusuke, è incredibile. Comunque prima, Yusuke, scusami un attimo. Prima, negozio di software a vendere tutti gli oggetti. Vendiamo tutto e ci facciamo solo 200.000 yen, meglio di nulla. Poi andiamo a Shinjuku e vendiamo tutti i vestiti usati. Voglio vendere, quanti punti ci facciamo? Anzi, quanti soldi ci facciamo? 52.000 yen. Va bene, per vendere solo dei vestiti, guarda, 25 vestiti, ci sta tanto. E voglio scambiare i premi con qualche vestito in più, che li compro per rivenderli, e basta per adesso. Tutto quello che faccio in questo posto è comprare i vestiti, diciamo che offrono per 50 punti, perché così li rivendo, sono altri yen in più per me. E quando non ci saranno più richieste della serie Yusuke, Makoto e Han non mi chiederanno più di uscire e avrò le mattinate libere, il mio obiettivo è venire proprio qui al tempio a riflettere, perché così aumentiamo gli SP.